Vado alla terza domanda. Le prime due domande riguardavano il futuro, cioè i programmi, la politica, diciamo. Vediamo ora di affrontare il presente, ovvero le priorità. Le truffe e le rapine purtroppo continuano. Citiamo solo l'esempio eclatante della farmacia di Piazza Ovidio, rapinata due volte, come ci ha spiegato il dottore. Una volta non ci siamo riusciti, la seconda volta sì. Appare quasi una vendetta, cioè, nel senso, la prima volta non sono riusciti a rapinare, noi a quello lo dobbiamo colpire, no? Solo perché il dottore aveva reagito. Probabilmente se la prima volta portavano a casa tutto, probabilmente erano contenti, ma non erano così contenti, e comunque noi pensiamo, così, un dubbio, forse un monito per tutti, cioè nel senso che nessuno deve reagire e bisogna sottoporsi alle rapine e basta. La cosa che ci dispiace è che degli esecutori di questi furti, di questi atti delinquenziali, non si sa assolutamente nulla, e questo noi lo riteniamo un problema e dobbiamo discutere, discuteremo tanto. Il comitato ritiene che si debba intervenire con più forza ed efficacia, e quindi richiede una maggiore e più incisiva sorveglianza e pattugliamento delle forze dell'ordine e in particolare della polizia locale, ormai inesistente agli occhi dei cittadini. La domanda è: vi chiediamo che cosa ne pensate di questo stato di cose che stiamo vivendo nel quartiere? Quali iniziative avete in programma per fermare il possibile degrado a cui il quartiere è destinato se non si interviene efficacemente? Visto che non c'è una ricetta, nessuna bacchetta magica per domani abracadabra far scomparire le rapine, le aggressioni, i furti e tutti gli episodi di criminalità che purtroppo ci sono, secondo me, per scendere nel concreto e per prendere spunto anche dall'esempio che ci è venuto dalla testimonianza che ci è stata riportata questa sera, riappropriarsi del territorio. Questa è la ricetta, secondo me, più efficace per affrontare situazioni come queste, visto che per l'appunto non si può sconfiggere il crimine, perché alle volte non si hanno nemmeno gli strumenti per poterlo fare. Noi abbiamo parlato tanto del rapporto con le forze dell'ordine, ma c'è sicuramente, ma non c'è un vincolo tra l'amministrazione comunale, la polizia e i carabinieri, sono, diciamo, entità assolutamente autonome. La polizia locale è un altro discorso e potremmo aprire una parentesi su questo. Con le forze dell'ordine si hanno dei rapporti, ma hanno gerarchie, capi diversi. Il discorso della polizia locale invece è diverso, perché è l'organo di polizia, tra virgolette, del Comune di Milano. Sulla gestione, sul modo di utilizzare il corpo della polizia locale, anche in questo caso ci sono delle visioni molto diverse. Se voi andate a vedere su internet, su Facebook, Stefano Parisi qualche giorno fa ha presentato le sue prime 10 delibere da sindaco. La prima, la numero 1, è ripristinare il vigile del quartiere, cosa che anche qua la differenza tra la realtà e le statistiche, ovviamente, cosa che non, allo stato attuale non c'è, e basta farsi 4 passi, qua sfido veramente chiunque. Il vigile del quartiere non esiste più, o se esiste lo si trova davanti alle strisce pedonali per attraversare le persone nel periodo di quando sono
gli orari delle scuole, che va benissimo per carità di Dio, cioè, non è una roba che deve essere tolta il presidio degli incroci quando c'è l'entrata e l'uscita da scuola, ma non è la funzione precipua e non è la funzione utile secondo noi a cercare di andare a toccare le questioni che sono riportate in questa domanda. E quindi per ripartire in maniera virtuosa, ripartire anche da questo, lo cito perché per appunto non potrei tenervi qua a lungo sugli strumenti, le cose, le idee, i progetti che abbiamo per affrontare quella che viene considerata microcriminalità, un termine assolutamente sbagliato, perché quando uno si trova in una situazione come quella che ha vissuto il dottore che ci ha parlato questa sera, per le statistiche è microcriminalità, ma per chi subisce una cosa del genere tanto micro non è. Se uno viene fermato da qualcuno con un coltello è microcriminalità, però quando la sera si mette nel letto e ripensa magari alla lama che si è vista affilata, magari al pensiero di prendersi una coltellata o peggio, non è micro. Quindi io ho citato volutamente una cosa concreta che però sicuramente non è risolutiva, ma è secondo me estremamente utile e segna un cambiamento sostanziale. Ripartire tra le varie cose, ripeto, non è l'unica, tra le varie cose ripartire anche dal vigile del quartiere. Partirò stranamente dicendo che il mio collega Bassi ha ragione, negli ultimi mesi i vigili di quartiere sono scomparsi, confermo. Negli ultimi mesi sono scomparsi, precisamente sono scomparsi da metà novembre 2015. Oggi i vigili di quartiere a piedi che fanno servizio si possono vedere solo o presso i mercati o di servizio agli ingressi e uscite dalle scuole primarie. Per il resto, purtroppo, per un ordine del prefetto, la polizia locale non può più andare in servizio normale a piedi o in bicicletta sul territorio, ma deve andare comunque in pattuglia in automobile, quindi non li vedete più in giro a piedi perché sono sempre in giro in automobile, perché per le norme antiterrorismo devono essere tutti pronti a intervenire immediatamente su chiamata per emergenza particolare. Questo è un grosso problema che ho sollevato personalmente varie volte con l'assessore. Confido, spero che se verremo rieletti si riuscirà a scardinare questo punto, anche perché davvero avere i vigili che girano sul territorio a piedi è una cosa fondamentale. E credo che comunque anche l'avere il dirigente in municipio, come ho detto prima, possa aiutare. Poi è vero che le altre forze dell'ordine non rispondono direttamente al comune o al municipio, però nel 2015 abbiamo visto che con Expo il gran numero di forze dell'ordine in più che abbiamo avuto sul territorio, e si vedevano macchine della Polizia di Stato e macchine dei Carabinieri che giravano nella nostra zona, erano molto di più. Avevamo anche pattugliamenti a piedi delle stesse forze dell'ordine, hanno aiutato tantissimo sia nella percezione che nel abbassarsi dei reati, perché comunque le statistiche ufficiose dicono che nel 2015 i reati predatori sono diminuiti, mentre da dicembre 2015 stanno risalendo, perché purtroppo, oltre a essere andate via le forze di Expo, vi posso assicurare che ci sono state sottratte altre forze, sia di Polizia di Stato che di Carabinieri, che sono state portate a Roma per il Giubileo. Come Roma aveva dato a noi forze per Expo, sono state portate là per quest'anno. Quindi una cosa fondamentale su cui lavorare come comune, su cui si sta già lavorando, ma che se verremo rieletti noi, Sala farà sicuramente, ha già detto che lo farà, e c'è anche tutta l'attività del Lanci già in corso per avere un aumento delle forze dell'ordine sul territorio a Milano, un aumento della polizia locale che sarà, anche lì si sta studiando con Sala come valutare, perché sapete che c'è il patto di stabilità che impedisce le assunzioni, alcune assunzioni che sono state fatte in questi anni comunque in comune sono state fatte nella polizia locale, che poi sono andate non
sulle zone, e questa sarà una cosa da discutere, ma sulle parti più specifici, più dedicati, ad esempio ai rapi predatori o alle indagini sui reati sui mezzi pubblici, sarà sicuramente fondamentale avere più personale in zona, tornare ad avere presenza di polizia locale, averla a piedi. Poi, come non concordare con quanto detto dal collega sulla presenza sul territorio di tutti, è quello che noi stiamo predicando da anni. In Piazza Ovidio stesso abbiamo cercato di realizzarla finanziando un progetto che doveva ravvivare quel giardino che è proprio di fronte alla farmacia. Abbiamo investito fondi per creare lì un'area scacchi, cercare di coinvolgere i residenti, i bambini, però è difficile, molto difficile convincere le persone a uscire a vivere di nuovo il territorio. Abbiamo iniziato a farlo creando attività all'aperto dove si possono fare. Una delle cose che abbiamo richiesto di recente come consiglio di zona, ad esempio, che può sembrare una cosa che non ha nessun collegamento con la sicurezza, ma è una colonnina a 2A che eroga energia elettrica, di quelle che si attivano solo da richiesta, da porre in Piazza Ovidio, in quel giardino, perché fare eventi all'aperto in quel giardino, che possano essere di musica, di presentazione di libri, di attività per bambini, con una sorgente elettrica che ti aiuta a installare impianti senza le spese e l'inquinamento di un generatore, aiuta a rendere quella piazza più viva. E questa è già una strada che abbiamo avviato. Vi posso anticipare che all'assessorato della Visconti hanno già dato il via libera, è stato approvato il bilancio. Sono 5 luoghi di Milano in cui della zona 4 in cui partiranno queste sperimentazioni, una è Piazza Ovidio. Confidiamo che la installino entro luglio. La prossima municipalità avrà questo per potersi aiutare nelle attività, perché far vivere il territorio è anche riuscire a portare attività per cui le persone hanno voglia di esserci, di uscire e di esserci. Non è solo il chiederglielo, perché poi chiederglielo è una cosa che invita al senso civico, all'esserci, però dobbiamo anche portare noi qualcosa per aiutarli ad esserci. La mancanza di vigili di quartiere effettivamente può dare libertà di muoversi alla delinquenza. Effettivamente quello che è successo al dottore segna parecchio e ci fa capire come chiunque di noi fosse a posto suo non avrebbe reagito. Reagire così con coraggio è veramente fondamentale. Comunque, al di là di questo, che ringraziamo per quello che ha fatto, come dice Corrado, no, il nostro candidato sindaco, la nostra intenzione è quella di riportare più forza sul territorio, meno persone dietro magari a scrivere quant'altro così burocratico, oltre a scrivere punte che magari potrebbero essere magari digitalizzate, e magari rendere più libertà di andare sul territorio alle nostre forze, ai nostri vigili, e magari anche presenze in borghese sui vari mezzi, o magari anche, che sarebbe anche questo auspicato, nei vari parchi o zone verdi che abbiamo nella zona 4, no? Perché nel momento in cui, come anche gli altri colleghi dicevano, se la gente è portata a scendere sulla strada, nei giardini e quant'altro, più c'è presenza e più forza dà la cittadinanza a questa delinquenza che non viene incentivata ad andare avanti. Più il cittadino riesce ad andare sul territorio, trassi bene, e questo avviene quindi dopo dei miei parchi che vengono riqualificati, comunque resi ad altezza di cittadino, dei bimbi, anche degli stessi cittadini che hanno cani, quindi vorrebbero zone addette a girare i loro cani, come in altri parchi della zona 4 non è purtroppo, non c'è questo spazio. Però oppure aiutare anche l'apertura. La nostra zona è piena di negozi che sono stati chiusi, ma ricercare di andare incontro in qualche maniera a quelle piccole botteghe che potrebbero magari riaprire e riaprire, dare una luce alla strada, alla via in quel momento, aiuta. No, scusa, mi è venuto spontaneo, come devono aprire? Magari aiutandoli, sì, con le cose burocratiche, no? Se una persona ha questa intenzione di magari riaprire una bottega, no?
se ricapire se c'è la possibilità di finanziarlo o un qualche tassazione. E comunque 5 Stelle, tu non so se hai notato, no? Ma 5 Stelle cerca di non tenersi, tra virgolette, soldi per sé, ma se c'è qualcosa che lo stesso presidente o gli stessi consiglieri possono decurtarsi e darli a servizio del cittadino, lo fanno volentieri, ma dirvelo lo faremo. Lui, voi vedete che questo succede a livelli alti, ma succede anche a livello di municipio. Io o i consiglieri, se c'è qualche vitalizio che si può essere tolto, verrà tolto senza neanche batter ciglio, per dare la possibilità magari andare incontro, no? E come sì, cercare di portare sul territorio vigile, magari cercare di mettere, se possibile, perché comunque la tecnologia c'è, di riuscire a avere qualche telecamera in più, però dietro magari uno staff che abbia bisogno di intercettare, vedere al momento quello che succede, quindi chiamare poi ad intervenire le pattuglie che ci sono in giro, perché come diceva la dottoressa Bigatti, ci sono queste pattuglie, magari riesce ad avere un coordinamento più efficace, visto che la tecnologia c'è e si può usare, con la regia buona, una regia dietro, con la regia che veda quello che avviene nella zona, quindi qualche telecamera deve essere un punto più strategico, si aiuta sia il vigile di quartiere che magari può andare tutte le ore, sia la pattuglia che viene quasi immediatamente chiamata, sia ad aiutare il cittadino o quello, il commerciante che ha molti problemi. Comunque sì, l'emergenza esiste, è già fatto insieme, gli osservatori sono per questo, e questo è uno dei modi che il nostro appunto presidente Corrado ha già fatto presente. Allora, anche perché la critica rispetto al fatto che i vigili di quartiere non ci siano più è stata ovviamente condivisa e aggravata dal fatto appunto di questo decreto, credo che sia norma approvato dal prefetto a seguito degli attentati in Francia, da quel periodo che vedete anche di fronte alle sedi del comune, piuttosto che alla presenza fissa o se andate in via larga, il fatto che ci siano delle metal detector o comunque strumenti di controllo, al di là di questo. Però secondo me noi dobbiamo comunque intanto pensare a un'altra cosa, pensare di evitare che si arrivi all'esasperazione che i cittadini pensino di farsi giustizia da sé. Questa è una cosa che purtroppo, mi ricordo, era venuta fuori anche nella riunione del comitato che avevate fatto tanto tempo fa, non perché è comitato, ma perché ci sono delle voci, siccome le voci vanno ascoltate per dare la risposta c'erano. Noi dobbiamo trovare tutti gli strumenti per evitare che si arrivi a questa forma, che le persone si facciano giustizia da sé, con tutti i problemi connessi. Allora, secondo me bisogna partire dalla prevenzione. Noi abbiamo una zona dove nel giro di 200-300 metri abbiamo un commissariato dei carabinieri, un commissariato di polizia e abbiamo l'autoparco. Allora, il solito problema è che quando si chiama non c'è coordinamento, ora che arrivano dall'altra parte, eccetera, eccetera. Quindi, e sono sempre problemi, osservazioni emerse in tutti i comitati, in tutte le riunioni, eccetera. Quindi un maggior coordinamento attraverso questo. E quindi coordinamento vuol dire anche tempestività. Non è possibile che se succede qualcosa in via Quintiliano arrivino a commissariato di fronte, arrivino dall'altra parte di Milano. E questo è un primo problema. Secondo, parlavamo di vigili del quartiere. Una proposta che noi facciamo è il ripristino del presidio fisso di Via Salomone. Via Salomone c'era un presidio, è stato tolto, noi intendiamo che ci sia... piacerebbe, e questo è il nostro obiettivo, che venga ripristinato. Sappiamo che l'area intorno a Salomone delle case è problematica per tutta una serie di situazioni che non voglio elencare, nonostante ci sia, ripeto, una caserma dei carabinieri accanto, ma quindi questo potrebbe essere un primo deterrente. Il secondo, se i vigili di quartiere vengono ripristinati a fare il loro dovere, quindi a stare in giro, a pattugliare, rappresentano gli interlocutori per il cittadino, sono sempre gli stessi che girano e noi ci possiamo rivolgere a loro per segnalare qualsiasi problema, dal fatto delle multe che vengono date e che non vengono date a tutte le situazioni, e questo è un modo per prevenire, per stabilire contatto con le forze dell'ordine, in questo caso la polizia locale. È chiaro che però bisogna avere le risorse, quindi per avere le risorse, per assumere personale bisogna avere le risorse, bisogna cambiare anche degli orari. I vigili di quartiere sono attivi dal lunedì al venerdì, sabato e la domenica non ci sono, quindi perché non estendere anche questo? Bisogna avere più personale, bisogna chiedere finalmente un patto, rompere e chiedere la proroga del patto di stabilità che ha ingabbiato tutti i comuni indipendentemente dal tipo di giunta. Cioè, non ti puoi mettere e darti solo, faccio una nota polemica,
Per quanto riguarda con l'Expo, sì, hai la possibilità di derogare, finito l'Expo, ritorniamo come nulla fosse. Quindi ci vogliono i soldi, ci vogliono le risorse, un progetto, un primo esempio tangibile che i cittadini vedono per ripristino per quanto riguarda la postazione di via Salomone, e per quanto riguarda il resto naturalmente la prevenzione e il maggior coordinamento delle forze dell'ordine. Mi sembra che questo sia più che sufficiente, magari non risolve subito, però ripeto, dato che il degrado non è solo quello che abbiamo detto, ma c'è anche il degrado sociale che può spingere a dei comportamenti di un certo genere, lo vediamo perché la cronaca non solo nel nostro quartiere ma in TV è piena di persone che si fanno giustizia oltre che hanno altri comportamenti, noi dobbiamo arrivare a eliminare qualsiasi forma di esasperazione che porta a questo. Secondo me la giustizia fa da sé, sì, scusate, non va bene, dobbiamo fare in modo che questo venga preso.